Attenzione. Qui siamo nel rione Io Castello, il castello, proprio di fronte a Palazzo Pecci, storica dimora di Gioacchino Pecci, prima che lasciasse Carpineto per seguire le tappe che lo portarono al soglio pontificio col nome di Leone XIII. Il gruppo degli sbandieratori si prepara per l'esibizione. Mentre i giovani del rione si danno da fare con i vecchi bracieri per servire a tutti le caldarroste. La tradizione delle castagne a Carpineto è dunque molto radicata, ma bisogna chiedere ai più anziani per sapere della processione di San Rocco, ormai desueta. Per quanto riguarda la castagna, veniva fatta una processione. Il 15 agosto veniva fatta, passava diciamo alle 6 il 15 agosto, diciamo, qui davanti. Allora tutti i paesani, i rioni, portavano delle castagne sopra San Rocco e c'erano delle giovani che si mettevano sotto la statua di San Rocco. Che si crescevano buono, che le mammelle. Dicevano, era una usanza che dicevano che le giovani, le donne giovani, le zitelle, sì, ci si fermava più un seno. Buttate le castagne sopra San Rocco, che dice che San Rocco faceva una grazia alle donne, diciamo, per farci crescere un seno. Quello che si diceva. Beh, questa è una novità, perché noi sapevamo, sì, ci hanno raccontato che era un auspicio anche per far piovere, per un buon raccolto. Per un buon raccolto. Questo non me lo ricordo, per lo piove, diciamo. Oh, perché si diceva, quando che passava San Rocco, se pioveva di San Rocco, venivano le castagne buone, diciamo. Oh, quella tradizione paesana, diciamo, che si diceva. Oh, 10 chili. Oh, ecco, 10 chili. Ci sono rimediati, se sono venuti i maruni a 3 euro a chilo, si è fatto 30 euro. E hanno il costo, hanno quintale, a me le castagne me le volevano pagare 28 euro. Ecco, è secondo la resa che dà, è inutile a dire perché questo... Quindi prima, nel periodo della guerra, quando il frutto delle castagne a Carpineto era abbondante, e dopo la raccolta praticamente c'erano dei magazzini di raccolta a Carpineto. Beh, ma la fatica, tutto il lavoro, come veniva svolto il lavoro? Quello era tutto manuale, tutta roba da mano. C'erano dei magazzini appositi? I magazzini che gli nostri erano le casette che stavano in campagna. Ecco, proprio le casette. Le casette che stavano in campagna. Lì ci stava la vasca per mettere al bagno, le sceglieva il capestero, le castagne. E dove fa la pezzatura? Erano le donne con i somari, si buttavano da un castagno dall'altro. Delle volte penso, arrivando nei castagneti, a tutte quelle fatiche che hanno fatto i nostri nonni, i nostri genitori, e con, diciamo, per il trasporto, per arrivarci nei castagneti. E soltanto per arrivarci dal paese ci voleva tre quarti d'ora, prima che prendevi il cesto e ti mettevi alla raccolta, uscivi di casa,
prima che arrivavi alla raccolta ci doveva un'ora, dipende dove si doveva arrivare, non c'erano le strade né niente. Era, secondo me era da piangere, poi il tempaccio magari che si poteva prendere durante la giornata, la pioggia, il vento, il freddo. E, diciamo, si poteva anche piangere, no? E quindi il vivo, voglio dire, chi vive nei castagneri può anche piangere, voglio dire, una lacrima, e come la castagna può essere anche vista come una lacrima, delle volte penso che è una goccia, no? Il periodo dei morti, cioè novembre, arrivi alla festività dei morti e ti fa pensare proprio a questo, la castagna arriva nel periodo della festività, della ricorrenza dei morti, e come delle volte penso che la castagna è il colore delle lacrime, dei morti che hanno sudato e hanno lavorato in questa realtà ambientale a Carpineto Romano.